Sulle pagine di Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, oggi una dura risposta alle critiche alla Chiesa per le sue esenzioni fiscali. E un altro quotidiano, il Giornale, si scaglia invece sui privilegi ai sindacati. Sentiamo Carmelo Luciano. È stata scatenata un'impressionante campagna politico-mediatica contro la Chiesa. Va giù duro il quotidiano della CEI Avvenire nell'editoriale di questa mattina del direttore. Marco Tarquinio reagisce agli attacchi contro la Chiesa a proposito delle esenzioni fiscali. Attacchi che sarebbero nati, accusa il giornale dei Vescovi, come risposta alla denuncia dell'evasione fiscale. Immediatamente dopo è partita una campagna martellante, che è dilagata su alcuni media, per sostenere che il grande evasore fiscale in Italia sarebbe la Chiesa Cattolica, sarebbero le sue opere di carità e di solidarietà, sarebbero le sue proprietà immobiliari. Pensate che si è persino detto che un terzo di tutti gli immobili italiani sarebbero della Chiesa. Chiunque può verificare che non è così, anche solo guardandosi intorno. Nel mirino di Avvenire soprattutto la massoneria e i radicali che vogliono colpire la Chiesa congelando l'otto per mille e imponendo tasse su tutti gli edifici non destinati al culto. Si chiedono grandi sacrifici a tutti i cittadini, ma gli unici intoccabili sono i privilegi del Vaticano. Non è vero che vogliamo tagliare i fondi alle parrocchie o alla Caritas. Chiediamo solamente che tutte le attività commerciali della Chiesa paghino le tasse e vogliamo ridurre l'otto per mille. Se questo significa essere nemici della religione, allora lo era anche San Francesco. Fateci caso, non c'è un papa che abbia scelto di chiamarsi come lui.